Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ho leggermente migliorato il mio punteggio nel ranking dungeon presente in questo momento e vi volevo fare vedere per l'appunto il team con il quale sono riuscito ad affrontare il super boss, anche se in maniera molto 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 lenta, che mi ha fatto perdere ovviamente gran parte del punteggio, però sono riuscito comunque a migliorare di quei 100.000 punti che effettivamente mi hanno permesso di raggiungere la quota 2 milioni punti totale, che in un modo o nell'altro mi consentono, non dico di restare nella top 100, o almeno spero di restare nella top 100, però mi consentono comunque di avere un buon margine per poi magari, chissà, magari migliorare, magari pullando sui banner di Natale, se mi verrà diciamo il pallino di pullare sul banner di Natale, quindi potrei effettivamente migliorare un po' la situazione. Il team che ho utilizzato in questo caso è il seguente: Zac, Eris e Sephiroth. Sono indeciso se riprovare questo team modificando solamente Zac con Cloud. Potrei effettivamente modificare Zac con Cloud, perché con Cloud comunque credo di avere un DPS maggiore e quindi credo forse di riuscire a gestire meglio la situazione. Però Zac secondo me qui mi è molto più utile per ovviamente il doppio ruolo che mi consente di avere come debuffer e come attaccante acqua. Cioè faccio un 2 in 1 con una sola arma praticamente, quindi a differenza di Cloud che dovrei invece averlo con doppia arma, una per fare danni elementali, l'altra per fare i debuff, e quindi di conseguenza perderei un pochettino diciamo della mia velocità per quanto riguarda l'uccisione di vari nemici. Quindi Zac mi è sembrato quello più equilibrato, però sicuramente proverò anche Cloud, chissà, magari con Cloud riesco a fare qualcosina in più. Le armi che ovviamente vado ad utilizzare sono queste. Ho praticamente Zac con l'arma di Halloween e la sua Zweihänder per i danni non elementali, che mi consentono, ripeto, di sfruttare Zac come DPS acqua nella fase iniziale del dungeon e poi invece sfruttare i danni non elementali nella seconda parte ovviamente del dungeon. Eris, che invece cura debuff, che è praticamente il suo setup ormai, che almeno la mia Eris è fondamentalmente una curatrice debuffer proprio in generale, in toto, e poi Sephiroth che in questo caso mi fa da damager di velocità per quanto riguarda le prime parti del dungeon, e poi per quanto riguarda la seconda parte del dungeon, ovvero il super boss, si concentrerà a effettuare comunque danni, ma soprattutto a debuffare l'attacco per riuscire a sopravvivere, quindi per riuscire in un certo senso a mantenermi in vita e quindi completare la sfida. Per quanto riguarda le limit, ho messo le limit ovviamente di danno non elementale a Zac e Sephiroth, che saranno i miei DPS, mentre invece Eris rinuncio alla cura con Healing Wind e metto Ifrit con Hellfire. Metto Ifrit con Hellfire perché mi consente comunque di velocizzare le wave con i minion, dato che tutti i minion che incontreremo sono esseri umani e di conseguenza sono deboli al fuoco, quindi mi consente comunque di velocizzare un pochettino la situazione e concentrarmi poi solo ed esclusivamente sul boss. Vi consiglio Ifrit in questo caso perché soprattutto con il dragone bisogna eliminare subito le guardie, perché altrimenti buffano l'attacco in maniera pazzesca e praticamente non si riuscirebbe poi a giocare o comunque a gestire bene la situazione. Per quanto riguarda invece i setup e le statistiche, con Zac praticamente abbiamo 5900 HP, 2700 di attacco fisico, che potevo forse aumentare un po' di più, però essendo Zac non ancora al 60 giustamente perde un pochettino delle sue statistiche. Le materie sono ovviamente materie di sigillo, in questo caso triangolare per il boost, sigillo questo circolare solo per le statistiche, quindi questa è una materia che mi serve solo per le statistiche, e poi Water Blow che mi serve in correlazione alla Black Whisker, che mi dà per l'appunto il debuff acqua e soprattutto il debuff di difesa fisica. E la Zweihänder invece utilizzato come arma secondaria perché è l'arma migliore che fa danno non elementale, in questo caso di Zac, un 600% che mi ritorna utile contro il super boss, che vi ricordo essere immune a qualsiasi elemento.
Come sub-weapon abbiamo la Maritime Sword di Cloud per aumentare danno fisico e danno acqua. Questa cos'era la, la Mad Minute per aumentare HP e danno d'abilità fisica, e poi il Slick Collar di Red per aumentare attacco magico fisico e danno acqua. Infatti, come potete vedere, tutte le mie abilità abbiamo un boost fisico al massimo, un boost water di livello 4 che mi consente di avere un 40% di danno in più acqua, che vi posso assicurare essere tanta roba, e poi un boost fisico di livello 2 che mi dà un ulteriore 15% per tutte le abilità fisiche. Boost HP un po' bassino, però comunque livello 3 avere già comunque un 150 HP più 30% sul totale è comunque un bonus abbastanza valido. Mentre invece per quanto riguarda Eris, un setup esclusivamente per cure fondamentalmente, perché abbiamo la Chocobo Staff e l'arma di Halloween di Lucia, quella free to play, che ovviamente mi servono per il boost healing, e poi l'ombrello estivo di Zac che mi serve come boost HP e boost in generale di tutte le stats. 1800 healing, che sinceramente non è male, 5185 HP che sono veramente pochi, però avendo la possibilità di avere una buona difesa magica senza purtroppo la difesa fisica, comunque sia consentono a Eris bene o male di potersela gestire. Materie abbiamo di Brave per aiutare Sephiroth con i debuff alla fine, diciamo, del percorso, quindi contro l'Astral Iron Giant, e poi materie Watera per fare danni acqua e aiutare la fase di danno con l'acqua, e la Ruin triangolare per aiutare con i sigilli. Ovviamente setup con Fairy Tail e Sun Umbrella, che purtroppo non riesco a trovare per overboost. Mi piacerebbe tanto avere almeno il primo overboost sul Sun Umbrella, però ancora purtroppo non ce l'abbiamo fatta, e quindi abbiamo delle statistiche che sono decisamente bassine, perché comunque sia 1500-1800 di healing sicuramente si può fare di più, però mi accontento. Sephiroth invece è una delle punte di diamante di questo team, perché comunque ha un fortissimo attacco magico di 2800-6126 HP, che sono più che sufficienti. E per quanto riguarda invece i boost delle armi, in questo caso abbiamo messo una Mithril, no, questa cos'era? La Mithril Saber di Cloud, che mi aumenta attacco magico e ability boost. L'arma free to play di Barret, che abbiamo farmato durante gli eventi passati, che mi aumentano attacco magico fisico e difesa fisica, e poi la Mithril di questa dovrebbe essere sì, la Mithril Type Zero Katana di Sephiroth, che mi aumenta in questo caso HP e boost di danno magico, per portarmi quindi con un boost magico di livello 7 al massimo, un boost ghiaccio che ovviamente non sfrutto, perché diciamo sì, sfrutto all'inizio nella parte iniziale del dungeon, ma fondamentalmente non sfrutto più. Boost ability di livello 2, boost difesa fisica di livello 2, HP e boost magico di livello 3, che invece come boost livello 3 un 30% in più sui danni magici è comunque tanta tanta bella robetta. Statistiche che sicuramente non sono malaccio, avere già 6000 HP di base senza buffare, diciamo senza buffarli in maniera estrema, è comunque molto molto comodo. E poi come equipaggiamento principale ovviamente abbiamo la Wing Edge maxata, che mi serve per fare molti più danni nella prima fase del dungeon. L'arma nuova della collab di Final Fantasy 9, che mi consente di debuffare attacco magico e fisico in una botta sola. Materia Water per velocizzare magari qualche attacco finale al posto di aspettare l'animazione della Wing Edge, che è lunghissima. Breach per aiutare la seconda fase, anzi la prima fase in questo caso, del gigante dell'Astral Iron Giant, e togliere subito tutta la difesa insieme a Zac. E poi Ruin di sigillo X, perché abbiamo comunque il boost dalla Wing Edge che mi consente di fare più danni con i sigilli AX. Quindi direi che questa come formazione possa essere quella più equilibrata. Vi ricordo che appunto ad Eris ho dato la summon di Ifrit per velocizzare
utilizzare le wave, ma comunque sia lo vedrete durante il commento della run. Questa è la mia formazione, spero che il video possa esservi d'aiuto. Ho usato comunque diversi oggetti, quindi se riuscite in un modo o nell'altro ad utilizzarne di meno, sicuramente riuscireste a gestire meglio la situazione e a fare sicuramente uno score più alto. Detto ciò, vi lascio con la run e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Allora, eccoci qui con la run commentata, non sentirete audio in sottofondo proprio perché voglio concentrarmi sulla voce. Quindi iniziamo subito prendendo gli oggetti. Il primo boss che andiamo ad affrontare è Rufus. Rufus con questo setup che ho io è sicuramente il più facile, perché comunque Sephiroth riesce a shottare Darkstar, quindi impediamo subito l'attacco combinato di Rufus e Darkstar. Quindi switcho subito su Sephiroth, faccio l'Aerial Frostblade e poi comando Eris. Qui la cosa importante è comandare Eris, perché purtroppo la deficienza artificiale in questo caso rende Eris un po' troppo offensiva, però in modo rischioso. La rende offensiva in modo rischioso, quindi non conviene quasi mai permettere all'intelligenza artificiale di giocare nei panni di Eris, mentre invece giocando voi nei panni di Eris potete decidere quando più o meno curare e comunque magari permettere al team di essere effettivamente aggressivo. Quindi vi consiglio di tenere il controllo di Eris e gestire la fase offensiva e difensiva con Eris, mentre invece gli altri personaggi che faranno comunque danni a prescindere saranno sicuramente più utili utilizzati con l'intelligenza artificiale. Rufus non credo che ci sia tanto da dire, è comunque molto molto semplice come... Oddio, sto impallando da solo, pensavo di poter andare avanti, il video invece si impalla, con Rufus ovviamente c'è poco da dire, possiamo tranquillamente skippare il combattimento. E il primo è comunque molto semplice, perché essendo il primo non ci sono grossi malus e non ci sono grosse difficoltà, quindi si riesce a sconfiggere in relativamente poco tempo. Vi ricordo che è sempre consigliabile stare sotto il minuto e 30 per sconfiggere i boss, per prendere il punteggio migliore, di fascia migliore. E qui ho preso subito lo score bonus del 20%, molto utile. Qui vado invece dal gigante, come secondo boss vado dal gigante perché possiede più HP rispetto allo scorpione, quindi mi conviene farlo fuori subito, così anche se lo scorpione si potenzia ha comunque meno HP e riesco a gestirlo meglio. Qui la prima cosa che faccio è cercare di accumulare subito la summon impedendo al gigante di buffarsi, cosa che però non vedo, che lui già praticamente si è buffato. E vado con tutte le limit. Vado con tutte le limit cercando di fare qualche danno in più. Però il boss si è già buffato la difesa fisica, quindi Zac farà molti meno danni. Ma qui la cosa importante, come vi ho detto precedentemente, è la summon di Ifrit che ci serve per eliminare i minion, o comunque sia che ci serve per eliminare praticamente gli scagnozzi, che già uno era stato ucciso e neanche me ne sono reso conto, perché ovviamente l'intelligenza artificiale ha mirato automaticamente al nemico e non me ne sono reso completamente conto, però va bene così. Successivamente affrontiamo il gigante come sempre, quindi abbassiamo la difesa, lo stunniamo, facciamo danni acqua, cerchiamo di fare appunto più danno possibile durante le fasi di stun. Qui Zac sicuramente riesce a fare tanta bella robetta grazie ai debuff di difesa fisica e al debuff acqua che giustamente riesce a infliggere con la sua arma. E per il resto anche il gigante comunque sia non è eccessivamente noioso, se si riescono a prendere le giuste precauzioni. Ovviamente quando avete le special, quando avete le limit, ovviamente fatele, perché giustamente qua vanno fatte assolutamente. Qui ovviamente stunniamo ancora una volta, abbiamo tutto il tempo per poterlo combattere, per poterlo breccare e rushare la parte finale. Quindi anche il gigante comunque sia
si riesce a battere in modo abbastanza semplice, non dico semplicissimo, ma abbastanza semplice. Una volta battuto il gigante, anche qua abbiamo fatto un discreto punteggio, neanche li ho controllati perché già li avevo calcolati bene o male a memoria, avendo provato più volte questo setup, e anche qui prendo lo score bonus. Preso quest'altro score bonus, vado dritto dallo scorpione. Lo scorpione vi ricordo che ha meno HP rispetto al gigante, quindi anche se affrontato dopo può essere comunque gestito se avete il party con acqua. Qui ho subito la summon carica e infatti è la prima cosa che faccio in assoluto per eliminare subito i soldati e poi successivamente concentrarmi a sconfiggere lo scorpione. Quindi devo dire che lo scorpione, ripeto, rispetto a tanti altri nemici è forse, non dico il più semplice, ma uno di quelli che si riesce a gestire meglio. Come notate, switcho tra attacco e difesa ogni qualvolta vengo attaccato, per evitare di farmi togliere troppi HP e quindi perdere troppa percentuale di vita extra, così da appunto utilizzare magari meno oggetti o comunque utilizzare in generale meno risorse per curarmi. Successivamente, dopo che lo scorpione ha sfogato tutti i suoi missili, comincio a debuffare tutta la difesa magica. Cerco di debuffare il più possibile la difesa magica perché Sephiroth, nonostante ovviamente non sia l'elemento a favore e quindi ci sia diciamo una sorta di resistenza, fa comunque dei bei danni. Vedete, carica circa 7.000-8.000 danni a botta e devo dire che non è affatto male. Non è affatto male, quindi io sinceramente ho continuato a debuffare la difesa magica per fare ancora più danni. Nel momento in cui ho debuffato tutto e ho le limit, le uso. Qui ragazzi, appena avete le limit, usatele, perché tanto le limit non vi vengono conteggiate nel tempo, cioè nel tempo della battaglia, e soprattutto vi consentono di fare dei danni gratis, quindi utilizzatele ogni qualvolta riusciate effettivamente ad usarle. Poi con Eris ovviamente gestisco le cure, tra l'altro sempre in fase offensiva, neanche per switchare tra fase offensiva e difensiva, perché in questo caso alla fine mi sta bene così. E anche qui, come notate, vedete Sephiroth 10.000 danni a botta nonostante non ci sia weakness né niente, quindi mi aiuta veramente veramente tanto. In questo caso Sephiroth come DPS principale elementale mi ha veramente aiutato molto. Anche lo scorpione buttato giù in relativamente poco tempo, qui forse ho perso qualche cosina in più, però alla fine va bene. E qui invece, a differenza dello score bonus, mi prendo l'healing potencies e la resistenza al veleno. Resistenza al veleno che è praticamente fondamentale contro il drago. Qui cerco un attimo di vedere la situazione e vedere come sono messo. Vedo che ho la summon carica con Eris e quindi va bene, però con Zac e con Sephiroth non ho le limit cariche, quindi decido qui un pochettino di utilizzare gli stimolanti normali, mentre invece poi per una questione anche di paura tra virgolette ho preferito utilizzare i super stimolanti. Rifarò la run utilizzando solo gli stimolanti e non i super stimolanti in questo caso. Credo che possa essere una cosa, penso che mi consente di poter guadagnare qualche punto in più effettivamente, quindi probabilmente ripeterò la run solo con gli stimolanti e non con i super stimolanti. Qui ovviamente, avendo già i bonus di attacco magico e attacco fisico, non riesco a shottare subito le guardie, però grazie poi a Sephiroth riesco a gestire la situazione. Qui il drago ovviamente fa il poison shriek, che a me non fa nulla perché ovviamente è debuffato di attacco magico, e ovviamente la resistenza al veleno che ci aiuta mi consentono di gestire il drago abbastanza facilmente. Per quanto riguarda ovviamente il drago, anche qui cerco di variare le fasi di attacco difesa quando subisco danni, per evitare di subire troppi danni di HP rimossi, quindi quelli in negativo che vengono appunto sottratti dalla vita totale. Le limit, non appena le limit le faccio. Qui purtroppo ho perso più tempo del previsto e subisco addirittura il Dragon Dive, che mi ha in un modo o nell'altro sfasciato un po' i piani.
perché Sephiroth è morto, cosa che in realtà non volevo. Però fortunatamente sono riuscito comunque sia a buttare giù il drago, perché era praticamente morto. Solo che forse è stato Sephiroth che appunto ha fatto un attacco, anziché fare l'Aerial Frostblade ha fatto praticamente il Flare Star, quindi ho fatto un po' meno danno e quindi non sono riuscito a shottarlo. Quindi delle volte l'intelligenza artificiale vi fa fare anche queste cose. Qui prendo lo Score Boost. Prendo lo score boost a discapito della difesa fisica aumentata, perché utilizzeremo l'oggetto per la difesa fisica, quindi preferisco prendere lo score bonus. Qui vado ad aprire le porte, faccio diciamo le battaglie, quelle di intermezzo, dove utilizzo le summon, cerco di utilizzare tutto perché sono estremamente debuffato e quindi subisco veramente troppo. Subisco veramente troppo anche da questi nemici che sembrano essere innocui, ma che in realtà possono fare male. Dipende dalla situazione, anche perché qui devo stringere i denti, in quanto alla fine utilizzerò gli Elisir prima di affrontare il boss. Però qui devo fare attenzione, perché non posso crepare. Non posso crepare perché? Perché ho messo già tutti i bonus, sia quelli fisici, ecco, anzi li ho messi addirittura dopo. Come potete vedere, metto praticamente tutti i bonus magico, fisico e di difesa per tutti, e li metto già adesso perché quando affrontate i nemici di mappa che non sono mostri o comunque non sono boss emblemi, i buff voi non li perdete. Quindi contro tutti questi nemici diciamo che vengono considerati come incontri casuali, potrete mantenere i buff, quindi utilizzateli gli oggetti se appunto come me siete addirittura d'arrivo, perché io già ho affrontato tutti i boss e ora sono pronto per affrontare praticamente il gigante con ovviamente tutti i miei debuff, ma allo stesso tempo anche con i miei buff per migliorare un po' la situazione. Qui va bene, eliminiamo anche quest'altro nemico che come potete vedere mi ha messo comunque in difficoltà, perché nonostante tutto comunque sia io sono debuffato. Cioè fondamentalmente ho preso tanti debuff per gli score bonus. Però fortunatamente riusciamo a gestire la situazione. Raggiungo il boss e mi accorgo di non aver preso gli Elisir che si trovavano dentro il forziere. Quindi come potete vedere vado a prendere gli Elisir, utilizzo tutti e tre gli Elisir per caricare al massimo i miei personaggi. Sono costretto praticamente a farlo, perché comunque gli Elisir è vero che mi fanno perdere un po' più di punteggio, però in questo caso mi sono convenuti. E cominciamo, dopo aver buffato tutti, cominciamo il combattimento con l'extra boss. Combattimento lentissimo, perché veramente lentissimo, e ci credo anche, dato che non ho armi non elementali valide in questo caso. Qui facciamo subito un debuff per quanto riguarda la difesa fisica. Ovviamente la difesa magica lui è immune a subire debuff, quindi vado con tutte quante le limit per darmi più boost damage possibile. E come potete vedere effettivamente i danni li riusciamo comunque a fare. Il gigante non ha tanti HP, è comunque, non dico debole, non dico scarso, ma comunque non ha tanti HP, quindi se avessi avuto magari qualche arma migliore non elementale, forse avrei sicuramente migliorato la situazione. Quindi diciamo che è un po' un peccato in questo caso. Sephiroth, come potete notare, continua a debuffare in continuazione il nostro avversario. Qui sono stato tra l'altro anche un po' fortunatello in realtà, perché il gigante ha targettato un po' più spesso Eris, e dato che comunque Eris fondamentalmente è quella che in realtà mi aiutava meno dal punto di vista offensivo, il fatto che mi abbia lasciato in vita i due DPS di Sephiroth e Zac è stata per me una grande comodità. Come potete vedere, Zac, nonostante utilizzi l'arma non elementale, fa pochissimi danni, fa tipo 3000 quanto fa? Ecco, 3000-4000 danni a botta, che sono pochissimi. Io ho visto persone qui fare 10, 11, 12k a botta.
Quindi ovviamente è normale che non sia riuscito a fare chissà che cosa. Qui mi è entrato perfetto il debuff di Sephiroth per il Grand Sword, che mi consente comunque di subire pochissimi danni grazie anche al boost della potenza fisica che abbiamo. Non switcho neanche la stance per fare le cure, perché abbiamo il 30% di healing potencies in più che abbiamo preso dal drago. Qui switcho in difesa quando mi fa questi attacchi AOE, proprio per mantenere un po' più di HP per i miei compagni di squadra. Qui stiamo ricaricando le altre limit. Qui in realtà io forse avrei potuto aspettare la summon per accumulare sempre quel bonus in più, perché la differenza comunque c'è. Infatti, se notate, adesso in due limit io levo 9000 anziché prima 11000, quindi già sono dei danni che effettivamente sto perdendo. Qui anche Zac, che prima toglieva 13000, ora ha tolto un 12000, che non è poco, per carità, però quei 1000 HP in più sicuramente mi avrebbero fatto magari comodo. Qui vedete switch praticamente tra attacco e difesa quando vengo attaccato, proprio per migliorare la situazione. Qui abbiamo l'altro power up con ovviamente noi che andiamo a breccare. Eris ha preso praticamente la summon. Qui ho rischiato un pochettino, perché Sephiroth, effettivamente non possedendo sigilli triangolari, ha continuato a fare Flare Star. Quindi continuando a fare Flare Star è stato un piccolo problema per me. Però nonostante tutto, come potete vedere, siamo arrivati agli HP rossi. Qui adesso partiamo con l'altro power up del nostro avversario. Qua ho sbagliato perché avrei dovuto fare The Brave, ma non ci sono riuscito. Qui sono fortunato in teoria, anche se sembra di no, ma sono fortunato perché mi ha targettato Eris. È vero che con Eris avevo la summon e quindi avrei potuto utilizzare la summon, però non avrei fatto danni, quindi va bene che sia morta Eris. In questo caso me l'ha shottata e a me sinceramente sta bene, proprio mi va benissimo il fatto che mi abbia shottato Eris. Qui abbiamo praticamente pronte le nostre limit. Andiamo ancora una volta con le limit per fare più danno possibile, quindi ancora Sephiroth che leva ancora meno. Non so se è proporzionato anche al fatto che il boss adesso sia in fattore crisi, quindi sia un po' più forte, come funzionava su Final Fantasy XII praticamente, che i nemici man mano avessero meno HP diventavano più forti. E qui ragazzi entriamo nella fase di Rage, infatti Short Fuse, il mio avversario si potenzia in maniera allucinante, però fortunatamente proprio prima che mi riuscisse a dare il primo colpo lo riesco a buttare giù. Proprio ci arrivo col contagocce, cioè proprio letteralmente io dal boss qui ci arrivo col contagocce. Quindi purtroppo la situazione è questa. Infatti ho fatto pochissimi punti, 31000, per averlo sconfitto. Veramente poco. E qui siamo riusciti a concludere. Sono riuscito a concludere, ho migliorato un pochettino il mio punteggio, però sono sicuro che si può fare forse qualcosina di più. Quindi questa era la mia strategia e il mio fight con il super boss, che magari possa essere d'aiuto anche a voi qualora abbiate, diciamo, bisogno di poter aumentare un pochettino il vostro punteggio. Io spero di arrivare a 1.400.000 almeno, utilizzando magari non i mega supplement ma i supplement normali, che magari mi consumano meno punteggio, e riuscire ad arrivare a questo stesso punto però con gli unused item bonus, magari qualcosina in più. Quindi chissà. Detto ciò, per questo video è tutto, spero che possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!